Ok, bene, ciao ragazzi, benvenuti su la Londra Live Video Blog, il blog in cui parlo di fatti e avvenimenti che accadono nel mondo, dando una mia particolare interpretazione, una mia personale interpretazione. Prima di tutto, che dire? Non so neanche se in effetti questo live stream stia funzionando e se avrete notato nei giorni scorsi, cioè sono un paio di giorni che non riesco a creare un live stream perché in pratica ci sono diversi problemi. In pratica, prima di tutto problemi audio che spero di risolvere al più presto. Penso di dover cambiare computer. Adesso mi tocca guardare, vediamo un attimo se l'audio funziona. Vediamo che succede qua. Dunque, in pratica ho creato un altro paio di live stream che non sono andati bene, nel senso che ho avuto diversi problemi. Ho avuto diversi problemi, quindi in pratica stavo pensando di creare una cosa con un hangout invece del live stream, ma pare che il problema sia lo stesso, cioè il problema riguardi proprio il mio computer. Quindi questo dovrò risolvere in pratica al più presto la cosa. Qui c'è un foruncolo, mi sa, un fastidio. Dunque, poi un'altra cosa. Perfetto, perfetto. Perfetto, l'audio va benissimo. L'altro problema è che ho l'impressione che anche su Google ci si faccia una specie di censura dei video, a parte chiaramente per quanto riguarda la pornografia, che ovviamente non si può mandare video pornografici, ma se vai a registrare qualcosa di scottante, vai a dire qualcosa di verità scottanti, è probabile che YouTube te lo cancelli, ti crei una specie di censura. Questo è in pratica perché sabato scorso, questo sabato che è passato, il live stream che avrei dovuto pubblicare, che sto pubblicando oggi, l'avrei dovuto pubblicare sabato. E in effetti l'avevo pubblicato, ma avevo finito di non registrarlo. Esco di casa, lo lascio, e fatto sta che mi sono ritrovato che il video non ce l'ha più. Stranamente mi diceva che era stato cancellato dall'utente, ma a me non mi risulta questo fatto. In ogni caso, se voi avete letto il titolo, come avrete letto nel titolo, Traffico di armi dietro il rilascio del terrorista libico Lockerbie. In pratica, la notizia piuttosto scottante che è apparsa sul Telegraph di sabato è che in pratica dice, non so se vi ricordate questo Lockerbie, questo terrorista libico che in pratica era stato rilasciato dalle autorità scozzesi. In pratica era detenuto in un carcere in Scozia ed era stato rimandato in patria perché appunto dicevano che fosse un malato terminale. E in effetti lo era, infatti morì 3 mesi dopo. Però dagli ultimi avvenimenti, cioè da quello che dice appunto il Telegraph, in pratica risulta che dietro il rilascio di questo terrorista
ci fosse un collegamento, ci fosse in pratica uno traffico di armi non indifferente tra il governo britannico e quello libico. Cioè, in pratica, da come si legge appunto in questo articolo, si sono scoperte diverse email tra l'allora primo ministro Tony Blair e l'ambasciatore britannico in Libia, che era, fatemi vedere come si chiama questo qua, che non, ecco qua, io come devo avere i fogli qua, ok, questo qua, questo ambasciatore britannico era Sir Vincent Finn. In pratica si sono trovate delle email tra Tony Blair Tony Blair Private Office, cioè l'ufficio di privato, quindi email indirizzate a lui personalmente dall'ambasciatore libico, dall'ambasciatore britannico in Libia. E poi si dice anche, cioè si dice, questo è una cosa che è apparsa su tutti i quotidiani, che Tony Blair abbia visitato il 10 di giugno del 2008, sia stato in Libia e abbia incontrato il colonnello Gheddafi. Da come risulta in questi documenti, in pratica c'era un accordo secondo cui il rilascio, appunto, rimandare in patria questo prigioniero, questo Lockerbie, ossia, come si chiamava? Com'era il nome di questo qua? Vabbè, comunque, Lockerbie era subordinato alla fornitura, di armi da parte del popolo, cioè da parte dello Stato britannico, da parte della Gran Bretagna verso la Libia. Fornitura non ingente, cioè si parla di aerei militari e armamenti bellici di questo genere, per un valore di circa 80 miliardi di fondi dalla città di Londra. Il Dipartimento di Sviluppo Internazionali stava usando un altro fondo libico di 130 milioni per un progetto nella Sierra Leone e in altri paesi poveri di quel genere. Lockerbie era stato rilasciato nell'agosto del 2009, causando grandi proteste, soprattutto da parte delle vittime di questo terrorista, ma che in pratica chi ricorderà in pratica Lockerbie era cioè aveva fatto un attentato terroristico verso un aereo diretto da Londra verso New York, un attentato in cui morirono 270 persone. 270 persone, quindi chiaramente
queste vittime, i parenti di queste vittime si indignarono, fecero azioni di proteste nei confronti di questo rilascio in pratica, perché ovviamente si consideravano ovviamente beffati, cioè un'azione di tradimento verso questi. Quindi vabbè, quindi in pratica dietro il rilascio di questo prigioniero c'erano non quello che si diceva, perché il governo britannico, quello scozzese soprattutto, disse che questo prigioniero veniva rimandato in patria, in Liberia, proprio perché era un malato terminale di cancro. Questo era vero, perché in pratica questo qui morì. Qualcuno magari ipotizzo così, magari lo fecero morire prima che potesse rivelare qualche altro segreto. E fatto sta che la scusa fu questa, che era un malato terminale di cancro. In effetti le ragioni erano ben altre, c'era dietro questo rilascio, era subordinato a un traffico ingente di armi, cui appunto la Libia si impegnava ad osservare, in pratica ad acquistare dalla Gran Bretagna. E questo fu un'altra. Un'altra cosa, che cosa fu? No, vabbè, c'era un altro fattore che mi ha fatto pensare, mi ha fatto collegare questo fatto a un altro avvenimento di quest'anno, accaduto il 16 gennaio di quest'anno, cioè in pratica, se qualcuno ricorderà, dalle notizie di cronaca di Londra, soprattutto il 16 gennaio, qui a Londra cadde un elicottero andando a sbattere contro una torre di controllo. Che la cosa strana fu il fatto che questo elicottero cadde proprio sopra il quartiere generale dell'M15, cioè in pratica l'intelligence della polizia britannica di Londra, soprattutto di Scotland Yard. La località era Vauxhall, nella zona sud-est di Londra, però questo incidente fu piuttosto strano, cioè a parecchie persone ha fatto suscitare parecchi dubbi. Però la cosa strana fu che questo incidente è stato messo subito a tacere, dicendo appunto che era un incidente. Però ci sono delle cose particolarmente oscure su questo incidente. Prima di tutto si dice che in questo incidente morirono, cioè vabbè, questo vabbè è una cosa che si sa, morirono due persone, un pilota e un altro passeggero. Il pilota e un altro passeggero. C'erano in questo elicottero, che era un elicottero privato, una specie di aerotaxi. C'erano solo due persone, un pilota e un passeggero. Su chi era il passeggero ci andremo più avanti. Il pilota era molto, molto conosciuto e soprattutto era molto preparato, aveva 25 anni di esperienza. 25 anni di esperienza. Da che cosa emerse? Cioè, in pratica, come accade l'incidente, in pratica dicono che
il pilota non abbia visto questa torre che in pratica fiancheggiava una grossa torre, c'era una specie di torre, una specie di gru che trasportava, insomma, una torre di carico. E in pratica questo elicottero ci sta andando a sbattere sopra, ma la cosa strana è come mai, come abbia fatto ad andarci a sbattere sopra. I giornali del giorno dissero che era una giornata particolarmente nuvolosa e che quindi le condizioni atmosferiche di visibilità erano tali da impedire che l'elicottero vedesse nella. Però a me mi. Io in quel giorno, appena sentii la notizia di questo evento, andai subito, mi recai sul posto. Mi ricordo benissimo che cioè, l'evento era successo all'incirca verso le 8:30 del mattino. Io lì a mezzogiorno ero già lì. Il giorno era a quell'ora, verso le 8:30 del mattino, dato che io ero sveglio, non è che ci fosse tutta questa scarsa visibilità nel cielo dell'ombra. La cosa mi sembra un po' strana. In ogni caso, un pilota con tanta esperienza che va a fare praticamente tutti i giorni o quasi lo stesso percorso è possibile che non si sia reso conto che qualcosa non andava bene? Cioè, da quello che dicono, la luce della torre di controllo non funzionava. Mi sembra non funzionava. Se una luce di una torre di controllo a un'altezza così, non so, mi pare, non mi ricordo quanti metri fossero di altezza, 400 metri, una cosa del genere, non me lo ricordo. Non so quanti, francamente, quanti, a che altezza fu. In ogni caso, fatto sta che, cioè, una torre così che non è illuminata mette in serio pericolo aerei, tutti i velivoli di ogni genere, no? Quindi mi sembra una cosa piuttosto alquanto strana. È possibile che un elicottero da un'altezza, cioè, per non vederci niente, dovevi essere proprio nuvole, ce ne dovevano essere parecchie, ci doveva essere molta scarsa. E a questo a me non mi risulta. E tra l'altro, la cosa strana fu che il fatto, quello che dissero, che questa luce di questa torre di controllo non funzionava non dal giorno stesso, da pochi minuti prima, ma bensì dal 12 ottobre. Cioè, dal 12 ottobre al 16 gennaio ci passarono più di 3 mesi. Più di 3 mesi. In 3 mesi è possibile che una luce di una torre di controllo non funzionasse? No, mi sembra una cosa piuttosto strana. Un altro fattore fu il fatto che addetti della torre di controllo, c'erano due addetti che dovevano lavorare il giorno. Stranamente, questi due addetti, proprio quel giorno, non si presentarono a lavoro e in pratica uno disse che aveva avuto problemi a casa il giorno prima, che quindi no, 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 questo si era dichiarato malato e che quindi il giorno dopo non era potuto venire, non era potuto andare a lavoro. L'altro aveva avuto problemi il giorno prima, con problemi familiari il giorno prima, e che quindi
doveva accompagnare un figlio a scuola, non so, una cosa del genere, fatto sta, non so per quale motivo. Cioè, uno non si presentò proprio a lavoro, l'altro arrivò proprio nel momento o po pochi secondi dopo in cui stava accadendo l'incidente. Cioè, nel momento in cui stava accadendo l'incidente, lui stava entrando nello stabile di questa torre di controllo. La cosa mi sembra piuttosto strana perché entrambi questi due dipendenti erano, cioè, in tanti anni di servizio non avevano mai fatto un'assenza, cioè erano sempre stati neanche per malattia, niente di niente. Da quello che dicono i giornali, questi erano sempre stati presenti. Improvvisamente mancano tutti e due. Che mancasse uno, posso anche credere. Che mancassero tutti e due, no. Cioè, mi sembra piuttosto strano. Altro fatto che fu un'altra cosa, un altro fattore preoccupante fu il fatto che, tornando alla storia della visibilità e proprio per scarsa visibilità, il pilota aveva deciso proprio, una mezz'ora prima, non so quanto, non molto prima, aveva deciso di cambiare rotta e di tornare indietro. Scarsa visibilità o per. Le autorità della torre di controllo aerea della visibilità di Londra. In pratica c'è un'autorità, una specie di torre di controllo a Londra che controlla tutta la visibilità aerea. In pratica avevo ordinato a questo pilota di percorrere proprio quel tragitto. Perché questo? Se lui, pilota con una certa esperienza, sapeva che c'era qualcosa che non andava. Che cosa, dov'era la cosa? Quindi, boh, cioè, gli si era stato proprio imposto di fare proprio quel percorso, lì, in quel momento, così, niente. Un'altra cosa particolare fu il fatto, parliamo dei due personaggi, parliamo prima dei due clienti che aveva questo pilota, parliamo prima del secondo. In pratica il secondo cliente, quello che sarebbe dovuto salire assieme all'altro cliente in questo volo, il secondo cliente non si presentò, cioè aveva disdetto il giorno prima. Quel secondo cliente era un importante manager, proprietario di una grossa catena di ristoranti a Londra e in Gran Bretagna. In pratica, il giorno prima, stranamente, questo aveva disdetto la prenotazione. Per problemi personali, non so per quale motivo. Questo non viene riportato. Quindi è probabile che qualcuno già sapesse di queste. Cioè, sicuramente dalla torre di controllo dove è accaduta questa tragedia, qualcuno già sapeva che questa tragedia sarebbe dovuta succedere. Cioè, in pratica, questi due funzionari, questi due impiegati della torre di controllo, se fossero
stati là sulla torre di controllo in quel momento sarebbero morti. Invece, casualmente, non erano presenti. Ecco perché non si presentarono. Il secondo cliente aveva disdetto. Perché? Per motivi personali. Cioè, quando tu vai a disdire non è una cosa come disdire un taxi normale dove al massimo che quanto puoi spendere 100 pound. Cioè, disdire un viaggio di quel genere significava perdere una quota tipo 1000 pound, che ne so. Ma in ogni caso, questo era un grosso magnate, così, quindi è probabile che per lui i soldi non fossero chissà che, però messo in relazione tutte queste cose fanno davvero pensare. Ma io mi chiedo come mai, a che cosa ci fosse dietro tutta questa storia. Qualche giorno dopo, i giornali riportarono il nome del passeggero che c'era, che era un certo Wood. Se mi andate, vado a cercare un attimo, vi posso anche dire esattamente il nome del passeggero, perché non ho avuto il tempo di fare delle ricerche. Ok. Ok, dovrebbe essere, se non ricordo male, questo passeggero si chiamava Wood, però adesso vi posso dire. Ah, ok, il secondo passeggero che era Richard Caring, doveva andare nello Yorkshire, ma questo cancellò il volo. In ogni caso, Barnes era il pilota, quello che è morto. Decise di continuare. Osservanza, Vauxhall, ok, Russian, che tu della strano, se studia qua di chi fosse il passeggero non ne parla. Questa è una cosa strana davvero. Mi ricordo, il nome me lo ricordo bene, si chiamava Wood in ogni caso ed era un manager della Rent to Kill, che in pratica questo aveva, in pratica stava, aveva dei... Un grosso business, aveva in pratica un rapporto con una compagnia petrolifera libica. E qui, in pratica, ecco perché ho allacciato la storia di questo incidente, che secondo me non era proprio un incidente, ma era un attentato. Cioè, in pratica, questo incidente era stato provocato.
È appunto, in pratica, questo Wood stava, aveva aveva in atto un grosso piano d'affari con d'affari petroliferi con la Libia. Qui stranamente su Wikipedia di questa storia non ne dice assolutamente niente. Però se andiamo a vedere un attimo, ci deve essere qualcosa. Vaxal Wood. Ah, yes. Ok. Sì, infatti era. Si chiamava proprio. Questo qui si chiamava proprio Wood. Quindi vabbè. Quello che mi fa pensare è che appunto con la storia della Libia ci siano parecchi traffici alquanto allarmanti, no? Non riesco a trovare la storia della. Comunque, fatto sta che su Wikipedia viene riportato. Viene riportato largamente. Ok, quindi questo per quanto riguarda questo studio è tutto. Per quanto riguarda un'altra notizia che è apparsa lo stesso il sabato. Fu il fatto che in pratica questa è una notizia che era apparsa sul Corriere della Sera, il Corriere della Sera di sabato, se non ricordo male. In pratica, Regno Unito, identità di bambini morti usati da poliziotti in incognito. Cioè, in pratica, cosa succede? Recentemente. Proprio una notizia, cioè vabbè, io l'avevo già sentita già dai giornali già da diversi mesi. In pratica, alcuni se servizi speciali della polizia britannica ha usato per parecchi anni dell'identità di bambini morti per agire in incognito per azioni lecite o illecite, forse. E questo, cioè la cosa strana è che cioè, se erano dei poliziotti, degli agenti segreti, perché usare l'identità di bambini morti? Questo, chiaramente, vabbè, cioè, la domanda sembra stupida, perché in effetti, cioè, se vai ad usare un'identità che non esiste è anche facile che venga scoperta, no? Invece, un'identità che esiste di una persona che non esiste più è molto più facile che non venga scoperta, no? Perché chiaramente i morti non possono risuscitare. Chiaramente il fatto che di questa notizia creò una notevole protesta anche dalla parte dei parenti di questi, cioè qualche parente di questi morti si trovò a scoprire che il nome dei loro defunti viaggiava da qualche parte, che qualcuno usava i loro nomi.
Questo non è che fosse una cosa che sia successa un paio di volte. Ci sono, se sono stati scoperti almeno 130 casi in parecchi anni, 130 casi di agenti segreti della polizia che usavano i nomi di bambini morti. La cosa che mi fa pensare è questa, cioè la Gran Bretagna è un paese molto evoluto. Anche come sistema meccanografico, così, cioè sicuramente tutti gli uffici anagrafici sono dotati di un sistema di elaboratore dati elettronico tramite computer. Quindi mi sembra una cosa piuttosto improbabile. Che qualcuno che possa essere un agente di polizia o chissà chi possa aver usato identità di altre persone per scopi che possono essere leciti o illeciti, no? In una notizia che ho letto qualche giorno fa, riguardo al caso italiano, al caso Ruby di Berlusconi, in pratica qualcosa di analogo era successo, cioè si era cercato di... Cioè in pratica degli agenti segreti italiani un giorno andarono a trovare gli uffici anagrafici dove era appunto registrata questa ragazza, Ruby, che poi, se non ricordo male, il suo vero nome era Fatima, qualcosa del genere. In pratica andarono a chiedere a una funzionaria dell'anagrafe dove lei era registrata, per chiedere che i suoi dati venissero cambiati in modo che la sua età, che allora era minorenne, fosse maggiorata di 2 anni, facendola diventare maggiorenne. Questo in un paese come la Libia, Marocco e posti del genere era fattibile per il fatto che sono dei paesi dove i registri anagrafici non sono elaborati meccanicamente o elettronicamente, ma sono ancora registri cartacei. Questo già in Italia, nei registri anagrafici italiani, questo già non è più possibile, ma figuriamoci in Gran Bretagna, che sono ancora molto più evoluti. Come sia possibile che accadano cose di questo genere? Cioè, la notizia di cui parlo, appunto, di questi poliziotti, non è una notizia risalente a 30 anni fa, cosa del genere, ma è risalente a proprio a quest'anno. Cioè, in pratica, i poliziotti, sino a quest'anno, hanno usato queste identità. Oh. Ok, quindi vabbè, la cosa è un po' questa. Le cose che avrei dovuto dire sabato erano appunto queste. Quindi per il momento è tutto, anche perché la cosa sta durando un po' troppo. E che volevo dire? Da domani cercherò di ritrasmettere in live stream. E niente, una cosa importante è chiaramente... Per fare questo, ho bisogno anche di certi riscontri, insomma, non che ci siano uno, due visitatori, ma insomma, da parte tua anche che stai guardando, la prima cosa, se metti un mi piace, fai un notevole sforzo di, insomma, se il canale ti piace, le notizie di cui parlo sono cose che ti interessano, questo
mettere un mi piace è una cosa per aiutare il canale ad andare avanti. Che dire, quindi fai uno sharing dei video, questo anche prossimi, anche domani ne farò un altro. Mi sto occupando di parecchie cose, e tra l'altro anche ho in progetto anche tantissime altre cose, tra cui per esempio, cioè questo il mio canale, a differenza di tanti altri, della maggior parte degli altri canali, ha delle funzionalità che è molto difficile da avere, cioè che per esempio il live stream, e questo mi permette di fare cose alquanto insolite e però in questo tempo alquanto interessanti. Cioè, per esempio, sto pensando di fare una cosa. Chiaramente questo è un progetto piuttosto ambizioso, però penso di fare una cosa del genere. Cioè, voi cosa ne dite di una reality? Cioè, in pratica una storia tipo Grande Fratello, però chiaramente non come Grande Fratello, che ormai è una cosa, come tipo di show è un passionato, un po' ha calato di interesse maggiormente. Qualcosa di un pochino diverso parlando di notizie o di fatti, insomma, parlando di temi sempre che riguardano i temi che tratto io, così, diritti umani, diritto di cronaca, stampa, cose di questo genere. Quindi creare una reality, veramente per fare questo mi occorrono diverse. Ecco, mi occorre prima di tutto un finanziamento in soldi, quindi questo può essere tramite il vostro aiuto, ma cioè non è che sto chiedendo un aiuto. L'aiuto che puoi darmi tu e voi in genere può essere quello di condividere, fare uno sharing, parlare con i tuoi amici, dire, cioè, questo che fa questi video così, tra l'altro vado a coprire così, in termini così di giornalismo si dice coprire eventi che sono abbastanza interessanti, no? Soprattutto qua a Londra, e a volte mi capita se sono fuori, ho la possibilità di viaggiare, per esempio sono stato 2 volte a Parigi per una conferenza internazionale. La prossima volta che ci tornerò ho l'intenzione di fare un live stream per questo, cosa che potevo fare anche l'altra volta, però per questioni di tecniche non potevi fare. Quindi vabbè, e tante altre cose, no? Quindi condividete, è una cosa importante. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, ci sono, trovate il link sopra la cioè in alto dove c'è il logo del mio canale, con l'occhio. È una cosa importante. Che ne dite di questo logo? Di quest'occhio che sembra l'occhio che vi guardi? A me piace, è una cosa. A me questo occhio mi piace. Tra l'altro è il mio occhio, quindi, insomma. Bene, quindi questo è tutto. Domani andrò a creare un altro live stream, però un po' prima, non verso le 5 o le 6 quando era, ma più che altro primo pomeriggio, verso mezzogiorno, cioè sarebbe l'una italiana, proprio per il fatto che più tardi ho parecchi impegni, ho diverse, come si dice, conferenze, cose del genere. Quindi, niente, vabbè, ci vediamo domani, mezzogiorno o all'una italiana. Ciao, buonanotte, o buona serata in ogni caso, per chi sono le 9:30 qua a Londra, 10:30 in Italia. Ciao, ciao, a domani.
Pratica ho creato un altro paio di live streaming che non sono andati bene, nel senso che ho avuto diversi problemi. Stavo pensando di creare una cosa con un hangout invece delle stream, ma pare che il problema sia lo stesso, cioè proprio riguardi proprio. Quindi questo dovrò risolvere.